Oggi, 7 gennaio 1944, sano di corpo e di mente, ma alla vigilia di essere ingiustamente condannato a morte, così dispongo dei miei beni. Intendo che tutto il mio patrimonio, quello che almeno rimarrà dopo la bufera che sta attraversando la mia cara povera patria, venga ripartito in misura uguale tra i miei tre bambini. Raimonda, Marzio e Fabrizio Ciano. A mia moglie, oltre a quanto spetta per legge, dispongo che venga lasciata in proprietà la villa di Capri. Desidero che la tutela dei miei figli minori venga assunta da mio zio, Gino Ciano. In caso di sua morte o di impedimento, pregherei il mio amico Zenone Benini di dare ai miei tre bambini le sue cure paterne. Desidero essere sepolto accanto a mio padre, a Livorno. Galeazzo Ciano. L'Italia resterà non belligerante. Il mio discorso alla Camera è stato chiaro. Il discorso non è stato chiaro per niente. L'ambasciatore inglese ha capito. L'ambasciatore francese ha capito ancora meglio e ha protestato con te. Gli inglesi si congratulano per le tue ambiguità. Si congratulano e mentono. Mentono perché fai il loro gioco. I francesi almeno con lealtà ti dicono merda. E io dico merda a te e ragioni come tuo padre. Non ce la fai a essere antinazista perché il nazismo e il fascismo sono più forti di te. Ti credi filo anglosassone solo perché te ne vai al golf dell'acqua acetosa a bere martini e a chiacchierare con quella stronza di Isabella Colonna? Sei gelosa! Sei cretino? Io l'ho detto che è stato proprio il realistico atteggiamento dell'Italia a evitare l'esplosione di un conflitto generale. Tutti hanno riconosciuto il nostro senso di responsabilità. Con queste mie parole... Ambigue! Con queste mie chiarissime parole... Ho aperto per tuo padre una strada diplomatica di alto valore storico. Con il mio discorso alla Camera ho fatto di Mussolini l'arbitro della pace in Europa. Nel discorso hai detto anche che mio padre era un genio. Non lo pensavi mentre lo dicevi, oppure mentre lo dicevi mentivi? Un ministro degli esteri può anche mentire. E un fascista? Può mentire un ministro fascista? Il fatto è che tu, Balbo, Bottai, Grandi, mentire tutti! Tuo padre... Cosa credi che mio padre non lo sa? Tuo padre non ha mai amato... La verità, sempre amati i mattinali di polizia. E perché allora non ti dimetti? Dimettermi? Con la guerra che sotto sotto tuo padre vuole. È in gioco non solo la nostra sopravvivenza, ma anche la sopravvivenza dell'Italia stessa. E le mie dimissioni sarebbero un grave errore politico. Non credi nella vittoria? Tu ci credi? Ti ho fatto una domanda. E allora io ti rispondo che se oggi Hitler vincesse le potenze occidentali, come ha vinto la Polonia, di questa Italia non rimarrebbe in piedi nemmeno un mattone. Vuoi la vittoria di Francia e Inghilterra? Io voglio la pace, Edda. Te lo dico oggi, 23 dicembre 1939. È questo che gli inglesi hanno capito nel mio discorso. Invece i francesi per grettezza non hanno voluto capire. Io voglio portare Mussolini da protagonista al tavolo della pace. Ti credi Metternich? Povero Galeazzo. Sei soltanto un fatuo livornese. Va al golf. Va a giocare con la tua principessa. E vinci là. Perlomeno. Sei gelosa, Edda, sei gelosa. E nonostante tutto, il fatto che tu sia gelosa mi fa un enorme piacere. Attenzione.
Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Le ho portato un po' di tè. Spero che le faccia piacere. La ringrazio. Avevo proprio bisogno di una tazza di tè caldo. Fa molto freddo qui. Noi di là dal Conteggiano abbiamo una stufa che va molto bene. Bisognerà provvedere anche per lei allo stesso modo. Me ne occuperò. Il Conteggiano mi ha detto che siete grandi amici. Mi ha detto di dirle che è rimasto desolato con la notizia del suo arresto. Però posso dirle, per quanto è a mia conoscenza, che la sua situazione qui è del tutto indiziaria. Solo sospetti, nessuna prova che lei abbia partecipato al complotto del 25 luglio. Ho l'incarico di dirle da parte del conte che lei deve stare tranquillo. Lui non ha fatto il suo nome. Nessuno ha fatto il suo nome. Sì, ma sono sospettato. Sospetti generici, gli ho detto di non preoccuparsi. Ma lei mi dice questo perché sa di potermelo dire? O perché gliel'ha suggerito Galeazzo? Nessuno l'ha accusata. E allora perché sono qui? Perché sono stato preso a casa mia in Maremma e portato fin qui, al carcere degli Scalzi di Verona? Posso fare soltanto congetture, le stesse che avrà fatto lei. E lei sa quale congetture posso aver fatto io? Eccellenza Benini, capisco il suo animo, ma le ripeto, abbia fiducia. Ma in chi? Nell'SS? Voglio dirle che il suo amico è molto felice di averla vicino, anche se le vostre celle non sono muro a muro. Le ripeto ancora una volta, lei uscirà vivo da qui. Può avere fiducia in quel che le dico. E a che titolo dovrei credere? Può avere 100. 1000 ragioni per non credermi. Ma ce n'è una per cui deve credermi. Io sono convinta della buona fede del suo amico Galeazzo. Può sembrare poco, ma per me è moltissimo. Io voglio bene al suo amico, per quanto possa apparire strano. Dunque non mi chieda altro. Faccia una richiesta al direttore del carcere per una stufa. È una persona corretta, gliela farà avere. Qui si muore di freddo. Rientrano nella politica della Repubblica Fascista. Difficoltà non scarse! Cosa vuoi nascondermi? Dove vuoi arrivare con queste parole? Ti vantavi di saper separare gli affetti e la politica, la famiglia e lo Stato? Due o tre cose semplici, dicevi, i figli saranno salvi! Siamo di fronte a contingenze impreviste. La tua moralità è ormai legata all'imprevisto. E poi cos'è questo imprevisto se non che vivi con le SS alle calcagna? In questo imprevisto tuo marito non ha mancato di averci una parte. Ma che ti passa per la testa? Non si era tutto chiarito tra voi due quando vi siete parlati dopo la tua liberazione? Sono convinto che se tuo marito venisse liberato da un manipolo di fedeli tuoi o di qualcun altro, come vorresti tu, subito un altro manipolo lo pugnalerebbe e sarebbe la carneficina. È sicuro che tu lo vuoi morto? È sicuro che lo voglio garantito alla giustizia. La stessa cosa è andata da chi? Dillo, da chi? Da quelle quattro belve che ti tieni vicino perché la tua impotenza politica non ti spaventi troppo! Sei tu a volere morto tuo marito! Dolfino!
Mi è sembrato che il duce avesse chiamato. Dolphin, si tolga dalle scatole, per piacere. Non sono venuta qua per chiederti la grazia. Sarei ridicola agli occhi di chiunque. Ti chiedo un atto politico, di quelli con cui vantavi la tua sagacia, l'inganno calcolato, il colpo di coda. E la salvezza. Andare via da Verona, dall'Italia, fuori da questa guerra, fuori da tutto. Essere gente normale, anonima. Galeazzo, io e i tuoi nipoti in Svizzera. Gente anonima. Ma tu davvero non sai quello che dici? Se solo tu fossi più serena, capiresti? Io non posso nulla sulla magistratura, anche perché non lo voglio. La magistratura è una garanzia, l'unica. Garanzia per chi? Per i tuoi padroni che stanno a Berlino e per quei miserabili che dicono di essere tuoi ministri. Ma guardati in faccia qualche volta. Tu sei perduto ormai. I tuoi ideali di fango. Sei la miseria di un personaggio che sta aggrappato alla gabbia e non lo sa. La tua grandezza di capo si perde nella schiavitù di una vendetta agita da altri attraverso il tuo silenzio e il tuo consenso. Il segretario del tuo partito, Sandrino Pavolini, il tuo Sandro, ne è il primo attore. È un intimo di casa vostra. Un'intimità che si era nutrita d'odio! Non avete speranze, nessuno di voi ne ha. È finita la vostra guerra, è finita, perduta. Durerete pochi mesi. Le vostre stesse illusioni vi prenderanno per il collo. Tu sai quanto io abbia desiderato la vittoria, anche la vittoria dei tedeschi. Ma ho scoperto in queste settimane quanti tuoi amici siano caparbi nel tradire. Più caparbio che intelligente, mi disse Galeazzo di Hitler. Aveva ragione a sostenere che questa guerra sarebbe stata la fine per tutti noi. Tu invece l'hai voluta e hai avuto torto in modo irrimediabile. Non ti salverai dalla sconfitta. Solo per questo farai giustiziare Galeazzo adesso. Lo temi. E io ti disprezzo per questo. Il duce del fascismo è un miserabile! Rimetto la vita di tuo marito alla sua dignità di uomo. E la tua dignità? Ricordati però che ho imparato da te come si fa politica. I tuoi magnifici colpi di coda, no? Allora ascoltami bene. Duce. Ho aspettato fino ad oggi che mi dimostrassi un minimo sentimento di umanità, di giustizia vera. Invece hai detto basta. E io ti rispondo così. Se entro 3 giorni Galeazzo non sarà libero in Svizzera, tutto ciò che so, prove scritte alla mano, le userò spietatamente contro di voi. Gli americani sono già avvertiti. Se invece noi ciano, saremo lasciati liberi e tranquilli. Tu, mia madre, e i tuoi tedeschi. Non sentirete mai più parlare di noi. Mi vedo con chiarezza i tuoi privilegi. Mi sei sempre permesso di azzardare, di sfidare, il cuore gettato in avanti. Come se però non potesse reggere a un piccolissimo urto e finisse in pezzi. Bei privilegi. È un privilegio finire fucilato anziché squartato o linciato, eh? Linciato. E poi è questo che vorrebbe Mussolini, questa la sua viltà. Ma lui tutto sommato ti difende. Perché viltà? La viltà di essere il difensore dei suoi fantocci. Per loro sono 4 volte traditore. Eh sì, perché ho tradito il sangue, poi l'idea. Se davanti agli italiani metti di fronte il sangue, ottieni tutto, ottieni il rancore, la sete di vendetta, ottieni un'ossessione distruttiva che non ha pari. Io sono quel traditore. Ah, lui invece il bue si fa vedere con la faccia terra, la testa fra le mani, mette in mostra il dolore. Quale dolore? Fa capire di essere stato dalla parte degli imputati nella sala del tribunale e non da quella dei giudici, ed è bugiardo, mente perché vive. Casomai dice che l'odio che tu susciti è rivolto a lui. Lui che ti ha privilegiato, lui che è padre di tua moglie e sangue anche dei tuoi figli. Sangue di una iena. Appunto, Galeazzo. No, non è questione di viltà. È che Mussolini vuole sempre tutto,
anche la parte d'odio che riguarda te. Ma non da tutti gli italiani terrebbe tutto ormai. A lui bastano i suoi. Infatti per loro che mi manda a morire fucilato. È mio, me lo è sempre stato. E gli altri? Gli altri? Io agli altri non interesso. Mi guardi con quegli occhi. Zenone de Lea, filosofo del tempo immobile. Chi citava Pavolini giocando sul tuo nome? Aiutami. Valéry, citava Valéry. Fratelli Pavolini verseggiavano, citavano poesie, amici di rapine, amici di calunnia, amici di vigliaccherie, italiani peggio degli altri. No, come gli altri? No, identità bestiale. I due fratelli Pavolini ti vedranno fotografato sotto un sole smorto, sopra l'erba rognosa dell'inverno, lacerato dai fucili. E godranno finalmente per averti eliminato, come tutti gli infami avranno un'ora di felicità conquistata sulla pelle altrui. Ma io il piombo sulla nuca non lo voglio, il colpo di ghiaccio che ti sfonda l'anima e te la gela non lo voglio, voglio altro, Zenone. A chi serviresti se diventassi un eroe? Ma che eroismo, puoi servire a chi? A me stesso, questo mi basta. Morire non è una tragedia, Zenone, ma dipende dal come, come per tutte le cose. La rabbia invidiosa dei Pavolini mi fa ridere. Sandrino Pavolini, vestito dei suoi galloni da segretario del partito. Li deve ai tedeschi, pensa te. Sandrino Pavolini è una scimmietta innocua, anche se mi vuole morto. La nottata può portarti la grazia. Sì, Mussolini può salvarti, può avere paura. Ma di chi? Anche di te. Ma no, questo glielo fa credere Edda. Povera Edda, che amore strano quel suo. Lei glielo dice, eh? Diari di Galeazzo, lì c'è scritto tutto. Glielo dice, ricatta, ma lui... L'ho capito in questi giorni. L'ho capito dal comportamento dei giudici. Lui ha paura di Hitler, ma è vile. È vile e diverso che avere paura. Lui ha paura della storia. Infatti va almanaccando i modi di sfuggire al giudizio di chi scriverà di lui. Ti senti privilegiato fino in fondo, eh? Fino davanti al fotone di esecuzione. Ti senti terribile, come un eroe negativo. Tu sei sempre il solito toscano che mi manda tutto a spiccioli. Non è possibile. Lui mi manda a morire fucilato perché si esalta per la faccia feroce che può esibire in famiglia, in faccia alla moglie, che ha sempre trattato come una serva, e anche in faccia all'amante, non meno serva e disprezzata. E in faccia agli italiani? Ah, quando parla agli italiani dice altro, dice occupiamoci della guerra, del nemico, non dei traditori. Ed è sornione, appunto, mente vile. E questo non ti fa contento, non ti fa per niente. E sei un filosofo del cazzo, va bene? Fottimi come lui. Io ti ho voluto bene, Galeazzo, ma sei stato imprudente. Imprudente e fanatico. E cosa avrei dovuto fare? Disertare la riunione del Gran Consiglio del 25 luglio? O non votare l'ordine del giorno che metteva in minoranza il duce del fascismo? No, lì sei stato prudente, altro che prudente. Ti sei assicurato un merito di fronte al futuro, un merito che nessuno ti può togliere. Tu non dovevi votare quella notte, infatti si salvò per un miracolo. Sto dicendo un'altra cosa. Cioè che cosa? Per esempio di essere stato imprudente dopo, a pensare che la tua parentela con Mussolini potesse salvarti da tutto. Sì, ti sei comportato come chi potesse tradire anche il voto della notte del Gran Consiglio. No, solo dopo ho imparato a odiare tutti, Mussolini, i fascisti, gli antifascisti, tutti nello stesso brodo di ripicchio, cioè sanguinario. No, tu hai telefonato all'ambasciatore a Berlino perché ti assicurasse un ricovero in Germania. Hai chiesto anche a tuo suocero di arruolarti nell'aeronautica della Repubblica Fascista. Sì, l'ho fatto. E dove sono finito di fronte al tribunale speciale? Appunto, sei sempre stato imprudente. Dai, sei un gagarin. Dai, lo sei sempre stato. A te piaceva il frac. Te lo indossavi come se fossi stato Andrea Checchi o Roberto Villa. Ma guardati, dai, cammini con i piedi piatti. Ti correggi, lo sanno tutti. Io ho l'asma e soffro d'otite. Per quanto riguarda il viaggio in Germania è vero. È stato un vero inferno, galera infamia. Non è facile stare dritti sul crinale della vita e della morte. Io scivolo giù, Zenone. Forse sono sempre scivolato giù. Senti, mandami con Pellegrinotti un po' di fagioli, quelli che t'ha portato tua moglie dalla Toscana. I fagioli come li cucini tu, Zenone. Pentolino sulla legna, eh? Non ho il potere, la contessa lo sa. Pellegrinotti, lei il potere ce l'ha. Due guardie si danno il cambio davanti alla cella di continuo. La sorveglianza è continua, la contessa lo ha sperimentato.
Facciamo come nei romanzi d'appendice. Lei mi fa incontrare mio marito nell'intervallo del cambio della guardia. Devo ribadire alla signora contessa che non è previsto intervallo per la cella 27. Pellegrino, occhi lo inventi! Sono appena un vice brigadiere. Potrebbe essere la strada buona per passare di grado. Piuttosto per essere degradato. Pellegrinotti, lei mi deve qualcosa. Potrei rispondere alla signora contessa che non le devo niente. Ma suonerebbe offensivo. Anche se è la pura verità. Vi devo l'onore di rivolgermi la parola, di cercarmi. Solo questo. Pellegrinotti, lei è uno scemo! Mi scusi. La contessa è sempre scusata. Allora, voglio sapere della tedesca. Ribadisco alla signora contessa, Frau Betz è sempre lì, visite quotidiane. Dove lì? In cella. Allora lo dica, Pellegrinotti, lo dica, senza timore. Le sembra strano che io voglia sapere? La signora contessa deve credermi. La devozione di vostro marito per voi è inalterata. La signora contessa non deve avere motivo per soffrire. E perché non dovrei? Ne soffre invece molto. Ma lei dovrebbe comprendere che la verità, nella situazione in cui mi trovo, mi è più che mai utile. Io conosco bene mio marito. Pellegrinotti, voi uomini siete deboli. E quella donna vuole accentuare la debolezza in cui si trova Galeazzo. Lei ce l'ha in pugno ormai, lui la cerca come se fosse cibo, la vuole sempre accanto a sé, me lo nega. Frau Betz ha detto che la signora contessa in Germania, nella villa in Baviera, spaccava i piatti con violenza. E ho spaccato anche qualche mobile, se è per questo, Pellegrinotti. Capisco cosa intende dire la signora contessa. E cosa voglio dire, secondo lei, Pellegrinotti? Che avrebbe preferito avere la forza di non staccare con violenza i mobili e i piatti nella situazione di prigionia in cui vi trovate. Allo stesso modo, ora dovrei avere la forza di non chiederle nulla della Betsy. Se me lo permettete, questo è il mio parere. E se lo mette in culo il suo parere! Mi dica se quella tedesca e mio marito vanno a letto insieme, è un ordine! Un ordine? Un ordine vostro per me? Qui dentro. Lei? Che gioco fa qui dentro, Pellegrinotti? Quello che voi pensate. Il ruffiano? La signora contessa sa di aver parlato per offendermi. Certo, la voglio offendere, perché lei offende me! Con il mio silenzio? Nient'altro da dire, Pellegrinotti, ho capito. Nient'altro. Lei ha bisogno di qualcosa? Di sigarette, zucchero, magari di farina. C'è una fotografia del signor Conte che potrò fare avere alla signora contessa. Il signor Conte è da solo nella foto, ma sta parlando con Sua Eccellenza Benini. Il signor Conte è spettinato, è in disordine. Il disordine del carcere. Però è una foto affettuosa. La signora contessa deve credermi. La bandiera della Repubblica Sociale Italiana è il simbolo della nostra fede assoluta nella risorsa della patria. È il segno della nostra fedeltà non meno assoluta verso il nostro intrepido alleato. Edda mia, mentre tu vivi nella beata illusione che fra poche ore sarò libero, per me è cominciata l'agonia. Dio benedica i nostri bambini. A te chiedo che li educhi nel rispetto di quei principi dell'onore che ho appreso da mio padre e che avrei potuto inculcare loro se solo mi avessero lasciato vivo. So che la contessa ha trovato un modo per fuggire in Svizzera, ma a Berlino il Führer ha la certezza che Mussolini si disinteressa. Di che cosa?
Ha affidato tutto a Pavolini, l'andamento del processo. La mia vita a Pavolini. Il Duce consiglierà al presidente del tribunale speciale di procedere senza riguardi per nessuno. La formula è secondo coscienza e giustizia. Oh, e dove sono la coscienza e la giustizia, eh? Ma dai, sei patetico. Ti vuoi salvare, eh? Sei il solito narcisista. A questo punto dovresti perlomeno ammettere... Che cosa? Le complicità con tuo suocero. Io? L'unico antinazista? Lo sono stato anche contro di te, contro tutti! Ti ripeto, le tue complicità di cosa? Ma quali ancora, per Dio, quali? Ma quelle con la tua leggerezza, il tuo cinismo, le complicità col tuo solito frac. Ecco, questa è la tua politica. Frac e decorazioni. Collare dell'Annunziata, cugino del re... Tu parli come i Pavolini, ma io quel bue di mio suocero gliel'ho detto. Gliel'ho detto e come? Era l'8 febbraio del 43. Ero stato fatto fuori dal Ministero degli Esteri, sì, perché non ero più gradito in nessuna veste della Gestapo di Roma. Dunque l'8 febbraio vado a Palazzo Venezia, il rito di congedo del capo del governo. Lui, il duce, è lì, al di là della scrivania. Guarda fuori dalla finestra, al Colosseo. Mi vede e dice... Per te è un periodo di riposo, poi tornerà il tuo turno. Turno? Ancora in mente i turni. La sua anima di giornalista non si è spenta. Mi dice, il tuo avvenire è nelle mie mani, perciò stai tranquillo. Poi mi fissa ed è di nuovo il duce del fascismo. Mi dice, hai fatto questo, hai fatto quello, per darmi il servito, l'encomio, no? Fa finta anche di essere d'accordo con le mie ragioni, che conosce alla lettera perché da quei tempi non capiva e lo informava. Poi mi dice, bastava che a Berlino ci dessero 3 anni e avremmo potuto combattere una guerra in condizioni diverse, anzi, forse non avremmo nemmeno avuto bisogno di combatterla la guerra. Mi chiede, hai tutto con te? Tutti i documenti in ordine? A quel punto che gli dico, Duce, quando verranno i momenti duri, perché certo che verranno, io posso documentare uno dopo l'altro tutti i tradimenti che i tedeschi hanno perpetrato ai nostri danni. In 24 ore scrivo quel discorso che ho qua nel gozzo, che se non lo pronuncio scoppio. Fa finta di non aver sentito, ma lo conosco bene, ha capito. Ha capito perfettamente. Mi lancia un'occhiata sbalordita e poi mi dice: torna a trovarmi quando vuoi, anche tutti i giorni. Tutti i giorni. Ma io avevo capito che tra noi era finita. Tutto finito. Ora il mio destino è nelle sue mani. Interamente nelle sue mani. E a mettere a punto questo destino. È un plotone di esecuzione. E le sue dita sul grilletto dei fucili. Rimango io. L'ultima parola della sua vita non può che pronunciarla per me. Tu sei una che si vende. Per 4 lire gli vendi una carezza. Gli farei succhiare il petto. Quanto gli piace. Ma tu non sudi con lui. Le puttane non sudano se fanno l'amore. Sei soltanto una puttana, neppure pagata da lui. Le trovava, le pagava. E le pagava bene, sapeva sceglierle. Te non t'avrebbe scelta. Sei qui, perciò ti prende. Che altro potrebbe fare d'altronde? Quale vostro messaggio devo consegnare? Dovrei piangere, ma non ci riesco. Sei tu che mi ricatti. E poi perché dovrei piangere? Sarebbe una soddisfazione per te, ti pagano i tedeschi. Non mi paga nessuno. Neanche lo stipendio, è vero. Mi hanno detto che rifiuti il mensile.
Basta vedermi qui davanti a te che rantolo come una pazza. Intanto tu gli parli. Magari lo baci, io no. E basta. Vedermi qui per te è come riscuotere un assegno. È un'astuzia di Ribbentrop. E tu sei il distillato di quell'astuzia. Ma Galeazzo nel diario ha scritto tutto. Tutti i vostri tradimenti, le vostre vergogne, una per una. Se dopo ci sarà chiarezza e verità, la verità che sarà di tutti, fascisti e non fascisti, il debito è saldato con ciò che Galeazzo avrà scritto nel diario, sappiatelo. A me, a quel punto basterà. Sarò sazia per il resto della mia vita. Tu oggi sai più cose di me, ma io mi vendicherò! Vostro marito vi ha scritto una lettera, contessa. Mi ha aspettato fino adesso per darmela. Mi hai lasciata sfogare. Brava, ti hanno istruita bene. Tu portagli questa boccetta di acqua di colonia. Sta attenta, Frobez. È proprio acqua di colonia. Io so che la contessa ha qualche altra cosa da darmi. Recitiamo ancora. Recitare. Cos'altro potremo fare noi due nel parlatorio di un carcere? Cianuro. Ma tu non dargliela adesso. Non parlargliene neanche. Digli piuttosto che io so bene che la vita può ancora tornarci comoda a tutti e due e ai nostri figli. Lontano da qui. Contessa, per il Führer un solo ciano è già di troppo. Allora, Pellegrino, dopo avermi massacrato, dove mi butteranno questi cani? Non so dirlo, signor Conte. Per favore, basta con la burocrazia, Pellegrino. Ti parla, avanti. A me non dicono niente, signor Conte. Guardami in faccia. Mi hai trattato con delicatezza. Era il primo giorno che ci vedevamo. Mi dettero subito in consegna a te. Mi hai premuto il dito prima sull'inchiostro e poi sulla carta, sempre con delicatezza. Misuravo il senso di umiliazione del signor Conte dal tremito delle mani. E il metro di questa misura? Forse il mio disprezzo, la mia insofferenza. Questa notte Sua Eccellenza deve saperlo. Quel giorno pensavo che Sua Eccellenza fosse uno stronzo. Ah, Pellegrinotti, finalmente, così, stronzo. Ma perché stronzo proprio? Sua Eccellenza si è mai visto nei filmati luce? Sì, credi che non mi sia visto, allora? Non posso pensare che pur vedendosi sullo schermo Sua Eccellenza sì, va bene, sono sempre stato un po' gioviale, magari anche volgare. Mi è sempre mancata la capacità di fare quel passo in più che mi portasse più in là, d'accordo? Mi vedevo e non pensavo di essere uno stronzo. Forse Sua Eccellenza pensava che apparire come uno stronzo potesse tornare utile. Però presso le persone come me, no. E quanti sono quelli come te? Quanti siete, Pellegrino? Contarsi ha valore soltanto se lo si può fare a luce del giorno, sentendosi felici e beati. E questo Sua Eccellenza lo sa. Fino a alcuni mesi addietro era impossibile. E adesso? Adesso Sua Eccellenza deve sapere che sul suo conto ho cambiato opinione. Ah sì? E come mai? Ho appena firmato la domanda di grazia, una vergogna. Perché ha capito che morire non è bello. E cosa vuoi dire? La bella morte è un principio. Anzi no, è un valore fascista. E firmando la domanda di grazia, Sua Eccellenza ha scelto per la vita. E questo è un bene. È un bene che vi sentiate soltanto un uomo che vuole vivere. E non un santo, un martire, un infame. No, io sono diviso. Sono diviso, un pensiero qua e uno di là. Che cos'è? È il campanello giù in guardiola. Arriva qualcuno. Forse la risposta per la grazia. Bisogna morire con eleganza, con dignità. Non voglio che i miei assassini abbiano più godimento di quanto si sono già guadagnati. E voglio che i miei figli sappiano... Eccellenza! Deve sapere
che i suoi figli sapranno quello che è giusto sapere. Ma nel suo caso c'è altro. Nel suo caso la morte sta nella necessità delle idee, nella necessità di una scelta, quella che Sua Eccellenza ha compiuto il 25 luglio. Tu sei sempre un po' burocratico, Pellegrino. Tu parli così perché hai la certezza di vedere il sole domani. E intanto me ne sto qui col capestro alla gola. Sono stato stupido. E quanto a legare il mio destino a loro? Per stronzaggine! Hai ragione tu, Pellegrino. Per stronzaggine! Ma sei stato fascista anche tu. Tu sei giovane, fascista fresco fresco. Perché lo sei stato? Va, dimmelo, perché? Non è difficile rispondere a Sua Eccellenza. Io capisco, voi siete fascista. Sì, sono fascista, forse più di Mussolini anche. Permettetemi una cosa, Sua Eccellenza. Se voi siete stato o siete fascista, lo è per la paura del passato. Io lo sono stato, così come tanta povera gente, per la paura del futuro. Per voi è diverso. Voi avete vissuto in cima agli onori, avete studiato, avete vissuto bene. E vi siete illuso. Vi siete illuso che il fascismo potesse cancellare la cattiva coscienza di quello che si è. E magari cambiare, essere uomini di un'altra storia. E questa è stata l'ambizione folle e suicida di tanti italiani. No. La storia non si cambia se non a fatica. E io ho fatto molta fatica. Voi proprio no. Altrimenti sareste qui a morire nella convinzione delle vostre idee e non per rabbia. Urlereste a voce alta il vostro convincimento. L'ho fatto! Sua Eccellenza, voi vi siete scagionato, avete tentato di scagionarvi. Non avete difeso la differenza politica ideale dell'iniziativa del 25 luglio o quella che guidava quella convinzione. No, non era la mia, Pellegrinotti, non era la mia! E ora vattene! Permettetemi un'ultima cosa, Eccellenza. Vattene via. Quando si sta per morire, nella condizione in cui siete costretto a morire, bisogna dare alle parole il giusto valore. Io sono soltanto un secondino, ma ho pensato che dovevo dirvi tutto nel modo più scarno e nel modo più sincero, e l'ho fatto. L'ho fatto per l'affetto vero che provo per voi. L'ho fatto per pietà. E quindi, Mario, dopo avermi ammazzato, dove mi butteranno? Non lo so, non lo so. Ma ovunque sia, cosa importa? Vorrei proprio incontrarti, ma fuori di qui. Incontrarti con il cerchietto nei capelli, che vai a scuola appena 3 o 4 anni fa. Ma nessuno ti chiama più Hilda. E hai finito col non sapere più chi sei. Oppure lo sai e non ce la fai più ad essere quello che ti dicono di essere e fare. Un po' di rossetto sulle labbra non cambia Hildegard Burkhard in Felicitas Benz. Neanche un taglio di capelli. Neppure un po' di cipria. Sei quella che sei. Una spia. Una puttana! Non darei un giorno della mia vita però per tornare indietro. Un giorno poi. Che cos'è un giorno? Ma neppure un anno, 10 anni. Non dimenticar le mie parole. Ormai canto anche le canzoni italiane. Non vorrei proprio tornare indietro. Anche se ormai sono un'ombra. Un'ombra che fa e disfa. Tutto è il contrario di tutto, ma una spia perché dovrebbe avere un'identità? Basta un po' di rossetto e il gioco è fatto. Hildegard non c'è più. C'è Felicitas. Sarebbe semplice. Troppo semplice.
E non è così. Perché il piccolo cuore di Hilde inganna il freddo cuore di Felicitas. E le aspre parole dirette a Felicitas feriscono l'incarnato delicato di Hilde. E allora niente. Bisogna farsi bastare quel po' di rossetto. E tutto finirà presto. Per lui. Forse anche per me. No, non per me. Per Felicitas. Lei poteva risparmiarlo, Frobes. Sono entrati con la forza, mi trapuntavo. Ma era la notte di Natale! Gli avevano anche impedito di assistere alla messa. Appunto. Lei qui ha il potere che ha la Gestapo. Io non ho niente di me. Lei ha rapporti liberi con la Contessa Ciano. Ha potuto farla arrivare qua indenne. Adesso non potrei più. Non si faccia torto. Non più, ho detto. Lei può farmi cucinare i miei fagioli ogni volta che voglio. Lei mi deride. Io non la derido affatto! Dico solo che lei non doveva far entrare due ufficiali dell'SS ubriachi fradici la notte di Natale insieme a due bastardi! Nella cella del Conte Ciano! Volevano vederlo! Ma le sembra una ragione sufficiente! Volevano vedere il gran seduttore! Ma lei da che parte sta? Dalla mia parte! A mi traspianare! Col cuore a pezzi! E quanto a pezzi? Mi sto farla tacere in malo modo! I suoi modi non sono mai buoni. Non impieghi i suoi pensieri sui miei sentimenti. Sono miei, gelosamente miei. E mi lasci in pace. Ma lei sa, Frau Betz, che il Conte Ciano portava a Mussolini tutte le mattine nel suo rapporto giornaliero il mondo da dividere. I giornali americani, francesi, inglesi facevano a gara per avere le reazioni muscolari della faccia del Duce in quei momenti. E Ciano è depositario di quelle reazioni. La sua memoria è uno scrigno. Tutto questo l'ha impressionata? Che cosa vuole che le risponda? Più che impressionata, coinvolta. Ah, il gran seduttore ha agito anche su di lei. Ma lei è una donna sincera, con il limite di far parte della Gestapo. Riuscirà a far fuggire Ciano di galera? Non è possibile. Ma non può, non vuole! Lei intuisce le ragioni di Mussolini, non sono un enigma. Ci sono situazioni in cui ciascuno di noi rimette una decisione alla parte peggiore di sé. Come saggia, Frombez. Per i suoi 20 anni ancora da sfiorire. Lei è molto saggia. Forse anche un po' troppo. Non vorrei esserlo, eccellenza. Ma ormai sono costretta ad esserlo. Si diventa saggi per difesa, non per amore. Outside the barracks, by the corner light, I always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marley. Un'intelligenza vivacissima, veloce, e una memoria sorprendente dei particolari, di minuzie, frivolezze. Una capacità non meno sorprendente di dimenticare l'ovvio, l'essenziale, le idee. Una cultura pronta, curiosa, e un'ignoranza totale dei problemi correnti della vita sociale. Un'eleganza ricercatissima di modi, ricercata fino alla squisitezza, e una trascuratezza volgare d'accenti. Le dita nel naso, la parolaccia profumata di Martini Dry. Era difficilissimo stargli vicino, disuguale da un giorno all'altro. Aveva passioni improvvise, capriccioso nelle sue ammirazioni, in una coesistenza che perturbava. Aveva qualcosa di molto attraente,
e aveva qualcosa anche di molto repulsivo. Aveva convintissimi detrattori e altrettanto convintissimi stimatori. Insomma, un italiano a 24 carati, un oggetto fragilissimo, di una lucentezza alquanto assurda e affascinante. Affascinante. Il fascino della vita, il fascino della stupidità, il fascino dell'odio. Pazza! Contessa, lei è pazza! Che cosa è venuta a fare qui? Perché andare al comando delle SS? Perché andare dal generale Aster? È stato come consegnarsi alle tigri. Ero già nelle loro mani e ora sono nelle mani sue, Frau Betz. Lei non sa quello che dice, neanche quello che fa. So benissimo cosa ho fatto e cosa ho creduto. Non era stata lei a dirmi di un appuntamento sulla strada Brescia-Verona con due SS venuti dall'Olanda travestiti da italiani a cui dovevo consegnare i diari di mio marito. I diari ce li ho, legati alla vita. Sono un fagotto di carta. Ho passato la notte in campagna, per strada, ed era freddo. Sono scoppiate le gomme della Topolino. Ho fatto un tratto d'asfalto sulla canna di un ciclista e poi mi sono nascosta dentro un fosso sperando che l'appuntamento non saltasse. Invece niente, non è accaduto niente! È accaduto che quando lei mi ha vista da Aster, perché non andarci? Non era stato lui a organizzare la cosa. Lei, maledetta, mi ha trascinata via. Perché, dico, perché? Lei è pazza. Faccio tutto questo perché mio marito non venga fucilato. Il generale Aster non aveva più niente da dirle. Ma c'era un accordo garantito da te. I miei superiori hanno cambiato idea. Il generale Aster mi deve rendere conto di questo cambiamento di idea. L'accordo era con Berlino, con Hitler. Altrimenti tu dovrai rendere conto a me delle sue menzogne. Contessa, lei mi ha detto che ha i diari con sé, legati alla vita. Io non la tocco, la lascio andare. Ma lei non torni dal generale Aster! Non ho dormito stanotte, buttata sotto l'antipolvere della strada. La terra era gelata e riuscivo a sperare in una salvezza qualsiasi, battendo i denti. E avevo fame di vita per lui, per i miei figli, per me. Non mi sentivo più il cuore nel petto. Ma tu, cosa vuoi dire quando dici che mi lasci andare? Che significa? Di quale pietà ti fai scudo? Iena, sei una iena, mi hai ingannato, adesso mi fai credere che... Ho deciso di non liberare più il conte Chan. Chi l'ha deciso? Non l'ha capito. Vorrei sapere se mio padre piange. Hitler stesso ha telefonato ieri al generale Aster. Cosa? E perché? Gli ha ordinato di recuperare i diari e di mettere lei, contessa, in condizioni di non nuocere. È difficile giocare questa partita da soli. Voglio sapere se mio padre ha pianto! Vada via. Faccia il suo viaggio. Porti con sé quello che deve portare. Non credo più a nessuno. Perché dovrei credere a te? Si tenga stretta la camicia addosso. Parta. Suo marito mi ha detto questo. Dille di essere forte, di andare avanti. E di salvare quello che resta da salvare di noi. Lo uccidono per una vendetta corta. E per una vendetta di antica data, invece. L'ambasciata tedesca a Roma sapeva fin dal 39 che il conte Ciano voleva rompere l'alleanza con Berlino. E le informazioni venivano da lei, contessa. Noi tedeschi sapevamo tutto. Voi tedeschi? Finalmente! Metti a nudo la tua vera faccia, puttana spia! Dite quello che vuole. Io conosco un dolore che lei non conosce. E cosa pretendi? Che lo capisca? No. Il rapporto tra me e lei finisce qui. Sappia di sicuro questo, però. Se anche il conte Chan venisse graziato da suo padre o fosse condannato all'ergastolo, non uscirebbe vivo né dal tribunale
né dal carcere degli Stazzi. È stato deciso così. Infame, sei infame! Ma vedrai che lui non si smentirà. All'ultimo sarà come al solito il più furbo di tutti. La sua carta la giocherà. Stupido, la giocherà. Stupido come sempre. La giocherà. Dio mio, che orrore! Va. È lungo il viaggio, si dimentichi il suo nome. E come si fa? Sono gli ultimi fogli del diario. Non li voleva. Eccoli, ha visto? Non li ho distrutti e non li ho consegnati al generale Arthur. È suo marito a mandarli. La busta è stata chiusa da lui. Parto. Stavolta la sua visita a cosa la devo? Le piace il tè, non è vero? Sì, sì, il suo tè è buono. Beh, anche con la stufa un po' di calore in più non guasta. Che cosa mi deve dire? Hanno interrogato Galeazzo stamattina. Lo hanno costretto a confessare qualcosa. Il giudice insisteva stranamente su di lei, eccellenza. Perché stranamente? Insistono, certo. Se no perché mi avrebbero rinchiuso qui dentro? Le cose sono andate molto bene per lei. Galeazzo è stato abile. Il giudice seguitava, ma lei vedeva Benini molto spesso. Se per questo vedevo molto più spesso Muti e tanti altri, nessuno di costoro era al corrente di nulla. Le ripeto, le cose sono andate bene per lei. E per lui? Com'è andata? In un solo modo. È già condannato prima del dibattimento, qualsiasi cosa dica. Ma lei come lo sa? Eccellenza Benini, lo sa dal mio comando. Ma è il suo comando, come fa a fidarsi ancora di lei? Fiducia. Può essere semplice guadagnarsela a volte. La vita per una ragazza come me può sembrare un gioco, ma non lo è. E per Galeazzo non c'è più speranza, nessuna. Perché me lo dice con quella forza, con quella violenza? Perché a qualcuno dovrà pur dirlo. Ma io non voglio sentirmelo dire. Che cosa devo fare per avere la sua fiducia? Le basti quella del suo comando. Le garantisce perlomeno la sopravvivenza. Io qui sono un detenuto. Sì, è vero. Lei non è un condannato a morte. Combattenti! Di terra, di mare, dell'aria! Camicieri della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, Italia proletaria e fascista è per la terza volta insieme, forte, fiere e compatta come non mai. Eccomi, Duce. Non dormo, Dolfin. Non dormo. Voi stavate dormendo. Non preoccupatevi. Sempre a disposizione, Duce. Ci sono notizie da Verona. Da Verona? No, Duce. È di Edda. Nemmeno della signora contessa. Dalla prefettura! Da 3 ore nessuna notizia. Edi Ciano, ci sono particolari? Altri particolari no, Duce. Mal di lemma che ho posto quella notte al Gran Consiglio era chiarissimo.
Votare l'ordine del giorno Grandi significava aprire la crisi del regime e della mia successione. Il baratro sarebbe stato davanti a noi. Grandi, Bottai, gli altri erano consapevoli di tutto. Erano spinti da fini inconfessabili, vergognosi, egoistici, non certo dall'amore per la patria. Provocarono coscientemente la catastrofe. E questo deve essere chiaro per chiunque! Ciano sapeva tutto. E ha giocato la sua partita con loro. Ma c'è un'ombra. Un taglio d'ombra che non si riesce a superare. Famiglia. Sangue. Dolfini. Io non ho mai avuto la libidine del sangue. Se sono andato oltre me stesso con questo atto estremo è perché sono convinto che torni utile. Ma non come l'atto esemplare che vorrebbero i tedeschi, né per vendetta personale. La fucilazione può essere la morte più nobile per Ciano. Morirà da martire, libero dai legacci con Mussolini. E il colpevole dell'infamia resterò soltanto io! È questo che Edda non capisce! Ciano, fucilato dai fascisti oggi, avrà un'altra immagine domani. Compreso, riscattato da tutti gli italiani! Lo stomaco, lo stomaco. Vi chiamo un medico. Aspettate, torno subito. Non chiamate nessuno. Cercate notizie di Edda. Chiedete al prefetto in persona! Da dove viene, Gianni? Dalla contessa, 2 settimane fa. Non dire niente, Zenone. Ho bisogno di farmi coraggio. Anzi, di ridere, ecco. Se rido di me, ingoio il cianuro e non ci penso più. A ridere? Sì, ridere. Per paura. Non lo voglio il piombo qui sulla nuca. Il ghiaccio non lo voglio! Diranno che hai avuto paura del plotone di esecuzione. Diranno che sono morto al fronte della guerra civile. E per me è moltissimo. Io intanto mi salvo dalla truffa mussoliniana. Te la ricordi, Zenone, la storia di Italo Balbo, eh? La transvolata atlantica, te la ricordi? Era diventato quasi più famoso del duce. Ed è morto! Il 18° giorno di guerra, abbattuto dalla contraerea italiana. Per sbaglio! Tutti credevano che si trattasse di un maledetto sbaglio. E io anche. Poi però ho fatto un sogno. E ho capito come sono andate le cose. Qualcuno ha dato un segnale, qualcun altro un comando, il colpo è stato offerto a lui, al duce, un'offerta votiva. Ma smettila! Non mi credi, Zenone. Non credi ai miei sogni, eh? Fai male. Capiresti meglio quello che ho deciso di fare. Hai pregato. Hai chiesto la comunione. Se sei cattolico non ti puoi uccidere. Ti verrà negata la grazia del Signore. Felicitas, diglielo tu qual è la grazia del Signore. Ho avuto il bene di vederti piangere. La delicatezza del tuo pianto è già parte della grazia del Signore. Zenone, la grazia del Signore vuole che io mi salvi da tutto il male che loro vogliono farmi. L'ha capito Betz, l'ha capito Edda, perché non lo capisci anche tu? Ma si vendicheranno su Pellegrinotti e su tutti gli altri. No! Scritto che il veleno ce l'avevo con me, che l'ho portato da fuori, nascosto nel culo. Nessuno avrà rogne. Non ti preoccupare. La grazia del capo del governo. Felicitas, diglielo tu che Mussolini non può volere se non quello che Hitler vuole. Nessuna grazia, tu lo sai. Nessuna grazia senza finzioni, come invece fu per Balbo. L'hanno deciso a Berlino. Il caso, Galeazzo.
Sì, in caso potrebbe volerti lì. Caso è strano. E intanto il tempo passa. Che ore sono? Le 2:15. 2:15. Te la ricorderai questa notte, Galera. Te lo ricorderai, sì? Molto bene. Lo sappiamo tutte e due, ma io voglio dimenticarla. Voglio dimenticarla prima che possa. Lasciami pregare, Zenone. È semplice. Esci e io ingoio la fialetta. Questa è la follia di Edda. È la follia di questa spina. No, no, Zenone, no. Casomai è la loro pietà. E la pietà è difficile. Esci dalla cella e lasciami pregare. Perché io adesso torno a pregare. Pensa, Galeazzo sta pregando. Morire è come pregare adesso per me. Penserò a Edda, a quello che è accaduto. Tu esci. Qui resta Frau Betz. Frau Betz. Qui resta il Bogna. Perché l'hai fatto? Perché questa inutile con me? Ho pregato, Zenone. Poi ho ingoiato la fialetta. La mente mi riportava tante cose. Edda, il giorno che ci siamo visti a Roma, il 26 luglio, era appena tornata da Livorno. E poi la sentenza. Quella voce blesa che leggeva io e io mi sforzavo di capire. Il cuore mi dava dei colpi forti qui sul petto. Ho pensato, questa è la morte, così si muore. Felicità spiangeva, la sentivo, ma non morivo. Ma che non morivo? Ero vivo, vivissimo. Sentivo in bocca come un sapore di alcalino. Ho cominciato a capire che il veleno non era veleno, che ero stato ingannato da tutti, da Edda, da lei anche. No, il medico! Il medico ha ingannato tutti, la contessa, me e tutti! Frau Betz, questo è un altro dei suoi giochi. Benini, lei sa che non è vero. Non è vero, infatti, Zenone. È colpa mia. Sono stato io che volevo metterci un punto fermo con le mie mani, perché volevo che la mia morte fosse unicamente mia! Ma loro mi mandano a dire che il mio destino è di proprietà loro, anzi, proprietà sua, di lui! Ed è questo che non volevo. Il suo capriccio mi ha sempre infangato. E ora il suo capriccio mi fa schifo, schifo! È per questo che ho chiesto il veleno. Il veleno è arrivato, ma non era niente. Niente di niente! Dovrà morire anche lui, Zenone, una buona volta. Dovrà morire! Cosa c'è per il rinnovo? C'è una notizia, eccellenza. Quale? La contessa è in Svizzera. Con i suoi figlioli. La sua fiata arriva direttamente dalla prefettura. C'è riuscita. La salvezza finalmente spetta a qualcuno qui. Zenone, gli affido i miei figli. Degli affido. Comunque vada, puoi essere un padre migliore di me. Anche se non è detto che io muoia. La grazia può arrivare, no? Perché mi abbracci in questo modo? Allora sai qualcosa? Per le clinodi, che cosa sa, Zenone? Oh, è già l'albero. Le esecuzioni non si fanno sole alto. Lo vedi, se quel veleno fosse stato veleno, tu a quest'ora non ci saresti più. E invece... Allora speri anche tu. E anche tu, Felicitas. Il tuo nome è un augurio, l'hai sempre detto. Però
Però Mario Pellegrinotti che piange per me è un fatto. Ma anche che sia già giorno pieno, infatti. Avevo già visto portare al poligono 5 bare di abete, male inchiodato e neppure verniciato. Anche questo era un fatto. Nessun dubbio ormai. Tutto si concludeva o si avvolgeva sulla strana sincerità della sua ultima ora. Ultima ora che aveva avuto corso dalla metà di quel luglio, quando forse aveva desiderato togliersi da sé la sporcizia di una schiavitù familiare e politica. Un gesto con cui mise a repentaglio tutta la sua esistenza. Ne ebbe paura. Lo subì. Desiderò sfuggirne le conseguenze e se ne persuase con lentezza, una lentezza che non trovò le parole giuste da esprimere. Il freddo di quell'alba, 11 gennaio 1944, a fianco al tubo gelato della stufa di zinco. Allora sì, ebbe finalmente il riso in bocca. Un riso nevrastenico, forzato, infantile. Il riso dell'ultima sfida. Quello che resta di una foto dai contorni sfocati. Stampata male. Lo perdonerai? No. Non neanche il momento prima di morire. No! Ma non lo perdoni per il tuo narcisismo, per il tuo egoismo. Sento dolore per i miei peccati, ma non ho dentro la dolcezza che vorrei. Mi basterebbe il semplice desiderio di perdonare. La dolcezza non è necessaria, nemmeno le lacrime. Se la morte ha allungato verso di me la sua mano, qualcuno le avrà facilitato il compito. Ora mi dico che vorrei una morte diversa, forse volevo una vita diversa. E così qualche parte una storia accade e nessuno la racconta. Da qualche parte vive una persona, eh. Arriva Natale, arriva Capodanno e quella persona muore. Al cimitero aggiungeranno una lapide in più. Poi una moglie, una madre conserveranno il ricordo di quella persona come una fiammella che va piano piano spegnendosi. Poi moriranno anche loro. Per i figli lui è soltanto un volto in una pellicola che va piano piano sbiadendosi. Di quella persona non resterà più nulla, né il ricordo, niente. Non avrei voluto vivere, insomma. Sono stato attore di una storia bieca e sanguinaria, troppi morti ammazzati, e quindi se lo perdonassi adesso, Zenone, che cosa conta? Pronto? È il generale Wolf? Sì, Duce. Scusate l'ora inopportuna. Dormivate. Ma credo che possiate capire il mio stato d'animo. Devo confessarvi che sono perplesso. Voglio dire politicamente perplesso. Voi conoscerete, credo, quello che mia figlia pensa e ha scritto. L'ordine del Führer è di considerare il caso Ciano come una questione interna italiana, esclusiva e assoluta. Capite? Voglio dire che la questione è di una semplicità estrema. L'autorità tedesca non deve e non può intervenire. Come comandante delle SS in Italia non posso né devo pronunciarmi. Lo so. Lo so, mi state esponendo la posizione ufficiale, che conosco, ovviamente. Ma io sono qui a chiedervi un'opinione personale, confidenziale. Va bene, Duce.
ma posso solo parlare come uomo, anzi, come camerata. Posso solo esporvi il punto di vista di un tedesco. Parlate comunque! Vi farò una domanda esplicita. Dovete essere oggetto di un ricatto e di conseguenza graziare il genero? Ma voi come vi comportereste? Inflessibilmente al vostro posto. Cosa ne pensa il Führer? Il Führer è convinto che non verrà dato corso alla sentenza. Conosce il vostro paese. Una mancata esecuzione mi nuocerebbe nella considerazione del Führer. Devo dirvi che vi nuocerebbe, e molto. E Himmler? Himmler ritiene probabile l'esecuzione. Vi ringrazio, generale. Studierò la soluzione. Sappiate che non cerco scappatoie. A disposizione, Duce. Il governo italiano ha riconosciuto la impossibilità di continuare la lotta rivolta contro la soverchiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione. Ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Capirai, oggi è il 26 luglio 1943 e Roma sembra imbandierata come per la conquista di Addis Abeba. Non mi ha fatto un bel effetto uscendo dalla stazione. Non capisco perché la macchina che ho mandato a prendervi a Livorno non sia arrivata. Non ho avuto paura. Se sono la figlia di Mussolini, sono perlomeno tua moglie. Pensavo che questo mi sarebbe stato utile se mi avessero chiesto chi fossi e chi fossero i ragazzi con me. Ma in treno non ci ha riconosciuto nessuno. Una follia. Tutta questa storia è una follia. Una follia? Non ti rendi conto di quello che veramente ti succede? No, io mi rendo conto perfettamente di quello che mi sta succedendo. Hai votato contro Mussolini e sei stato incapace di immaginare una conseguenza del tuo atto. Su una cosa ti do ragione. Non pensavo che il re lo facesse arrestare a casa, a Villa Savoia. Grandi lo sapeva, ma non me l'ha detto. Ecco, le vostre congiure, la vostra solidarietà. Nessuna congiura, un atto politico! Ogni politica è una congiura! Eravamo nell'ufficio dei Grandi ed è arrivato Muti, ha detto: lo hanno arrestato. Chi abbiamo chiesto noi? Mussolini. Doveva andare in via Sedino, passando da via Salaria ha visto i carabinieri portare via Scorza. Allora? Cosa hai pensato tu? Ho pensato: adesso ammanettano anche noi. Stratega della politica? Balordo! Non fottere! Per un po' si starà da parte, poi vedremo. Qualcosa dovrà accadere. E cosa vedrò? Vedrò il peggio! Ma Vittorio Emanuele non può non esserci grato. Gli abbiamo tolto le castagne dal fuoco! Ma quale gratitudine? Perché? Tu a questo punto nei panni suoi ne avresti? Ieri sera ero a casa a cena di Anfuso. Non abbiamo nemmeno sentito il proclama di Badoglio alla radio. Io ero sconvolto. E maledizione, lo ero proprio per tuo padre! Forse hai ragione tu. È stato tutto un castello di carta. Tutta un'illusione, il fascismo, tutto quanto. Non abbiamo più nessuna possibilità di sopravvivere in Italia. Allora, pensiamo ai figli una buona volta, sì, no? Ma dimmi se ho ragione, perlomeno adesso! Ma che te ne fai della mia approvazione? Sono qui, non mi vedi? Ma lui adesso... dov'è finito? Dove si starà guardando in faccia? O chi guarderà in faccia? Se sono qui, vuol dire che sono con te!
sapere tutto. Ci fu una squallida confusione. Era giorno ormai, erano le 9. I militi lo vollero seduto di schiena. Poi lui rifiutò la benda sugli occhi e ha detto: questa poi no! E si è girato con calma verso il plotone. Lunghi attimi. I militi rimasero disorientati nel vederlo voltato che li fissava. E che sguardo aveva? Sorriso ironico, strafottente. Quello che Sua Eccellenza gli conosce. Sorrise un attimo prima che la scarica partisse. E poi? Dovettero essere 5 le pallottole che gli finirono nella schiena. Non morì subito. Quei militi non mirarono giusto. Cadde a terra, gambe aperte, piedi divaricati. Aveva il petto scosso dal rantolo, il respiro ingorgato dal sangue, e gli occhi erano vivi, quasi elettrici. Era una domanda che la bocca non è riuscita a formulare. Pellegrinotti, hai provato davvero l'urto del ghiaccio nelle ossa, povero Galeazzo. Ci vollero 2 colpi di grazia alla tempia. Che senso ha che io sia vivo? A testimoniare che cosa? Quei 5 ieri mattina erano in tribunale. Quando Galeazzo ha capito la sorte che gli toccava, ha detto ai giudici: vi precediamo di poco. Quei 5 adesso sono morti. E io sono qui fermo, sull'orlo della fossa. Mio padre mi manda a dire che sei morto bene e che lui ha cominciato a morire la mattina che ti hanno fucilato. Gli ho mandato a dire che mi fa pena. Non gli restano che 2 soluzioni: o fuggire o uccidersi. Ma fuggire dove? Lui dove può andare ormai? Consegnarsi a Churchill? Al Papa? Mi dice che sono sempre una Mussolini. Risposto che porto con orgoglio il nome insanguinato dei Ciano, e questo valga per lui, per i suoi servi e per i suoi padroni che mi vogliono morta. E che si uccida allora! Vuole che io capisca quanto non poteva non fare. Non ha fatto quello che doveva fare, e questo mi basta per non poterlo perdonare. Mia madre non ha perdonato te. Difende il suo uomo. Io non perdono lui per difendere te, il mio uomo. Spero che tutto finisca presto. Io sono svuotata. Una macerie di donne. La Svizzera è fredda quest'inverno. Ho visto la tua fotografia sul giornale. Eri al processo, con il cappello appeso a un piano della sedia. Avevi l'impermeabile, le mani sotto le cosce, e nella piega della bocca trattenevi un fiato di sdegno. Dietro di te Pareschi ti guardava. Ho guardato a lungo quel foglio di giornale. Ho guardato la tua fronte. E poi un ricordo
il mare a Livorno, i bambini, tua madre che corre verso la risacca e li chiama. Non abbiamo avuto, non abbiamo voluto una vita sommessa, tranquilli. Adesso faccio sogni densi e violenti, come se la mia mente e il mio cuore fossero, e lo sono, gravidi di vergogna e paura. Sono sazia delle lacrime che non ho saputo piangere. Ho attraversato un orrore a fianco a te. Eri felice, lo ero anch'io, forse più di te. Vincevamo. Ma chi vincevamo? Vincevamo in una storia che da un pezzo e non lo sapevamo. Aveva consumato la propria fine. Dicono che stia diventando pazza. Devo fuggire anche qui, agli agenti della Gestapo mi seguono come falchi. Se chiudo gli occhi però, ti rivedo. Io vivo del privilegio dei ciechi! La vita è sempre bella e piacevole. Perché negarlo? Voglio andare a spasso con il bastone lungo la spiaggia di Livorno a 80 anni e godermi questo sole meraviglioso. Voglio godermi la sfilata verso l'altro mondo di tutti quelli che hanno voluto il mio male e di me hanno detto il peggio. Così andrà bene. Andrà benissimo. Thank you.
Direttore artistico del teatro Antonello Driutti per la sua disponibilità. Grazie.